Madonna, 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 Madonna. Lo sa per prendere sotto. Madonna. Stai attento a superare perché l'ho vista male. No, mi levo perché quello con la Jeep l'ho visto negli specchietti che non stava facendo una roba molto da fare. Ti consiglio di levarti il prima possibile anche te. Lo so. Superato. Brava. Vai, che sia la volta buona. Stavo dicendo che ci sono 32-33 gradi, anche qua che siamo già in mezzo alle montagne. Fa molto caldo e tutta la statale, l'autostrada faceva molto caldo, cioè sembrava tipo phon acceso addosso. Vero? Luna? Hai la freccia accesa, ti ho fatto una domanda e non mi hai risposto. Non, cos'è che hai detto, scusa? Ho detto che in autostrada sembrava che ci fosse un phon puntato contro. Ah, sì, un phon. Sì, già qua un po' la temperatura è un po' micchino migliorata, cioè almeno c'è un arietino abbastanza fresca, diciamo. Sì, sì. 29 gradi, freschissima. A parte che mi sento che sto facendo la sauna dentro la tuta. Sì, no, l'aria fresca che senti in realtà è che dentro sei sudata marcia e quindi l'aria ti sta andando contro e sei tutta bagnata e sembra fresco, ma... Esatto, sì. No, sento proprio che c'è tutta la maglietta bagnata. Sì, sì, anche io fradicia completamente. Che gioia. Pensa a quest'estate in Sardegna. Guarda, mi viene già questa voglia. Beh, perderemo un bel po' di chili. Beh, comunque stavo dicendo che abbiamo deciso di venire su qua oggi al Nivolé, che è la seconda domenica di giugno, perché in realtà poi a luglio e ad agosto non si può salire fino in cima con moto, macchine, eccetera, ma bisogna lasciare i mezzi e motore a un certo punto e dopodiché c'è la navetta, però ovviamente perde il 90% del suo fascino andare su con la navetta. Cos'è, siamo un pullman di anziani? Ma no, vabbè, cioè, posso anche capire che probabilmente altrimenti c'è veramente troppo casino su in cima a luglio-agosto, quindi l'avranno fatto anche per quello. Però andare su con la navetta, cioè, non è il massimo. Poi ti devi tenere caschi in mano, la tuta, cioè, che palle. Quindi se volete venire o giugno o settembre. Anche perché in realtà è aperto venerdì la strada fino in cima e noi ci stiamo salendo di domenica, quindi è appena aperto. Luna è contenta perché pensa che ci sarà sul mondo intero praticamente. Sì, guarda, io spero di no. E ormai anche se c'è, siamo qua. E cosa dobbiamo fare? Eh beh, quello sì, per forza. Comunque abbiamo dei problemi di comunicazione dove tu non capisci mai quello che dico. Mai, mai. Stesso casco e stesso interfono. Avrò dei problemi di udito. Sicuramente. Comunque questa moto è meravigliosa. Ogni volta che la spegni e riaccendi c'è un attacco in meno. Wow. Cioè, penso che se non la spegni mai va all'infinito. Se fai 5 soste in cui la spegni, vai a piedi. Iniziano i tornanti. Proprio primo tornante. Una è già 4 macchine più indietro, la rivediamo in vetta praticamente. Cos'è stato? Una macchina. Vedete che c'è anche il cartello dove dice divieto di transito luglio-agosto. Dai Luna, crediamo in te, supera ste macchine. Madonna, Madonna, Madonna. Madonna. Lo sa per prendere sotto. Madonna. Stai attento a superare perché... L'ho vista male. No, mi levo perché quello con la Jeep l'ho visto negli specchietti che non stava facendo una roba molto da fare. Ti consiglio di levarti il prima possibile anche te. Lo so. Superato. Brava. Qua hanno aperto la cella frigo. Figa, poi ti faccio vedere la ripresa. Ce l'ho accesa, sì. Minchia, quando mi dici ste robe ce l'ho accesa, sì, mi fai venire sempre l'orticaria. Ma che c***o vanno così piano? Quello davanti con la Clio. Mamma mia che strazio. Cioè, ma quello in moto stava già superando e quello in macchina si è buttato fuori? Sì.
Ma, ma ti giuro che l'ha mancato di pochissimo. Oh, siamo già arrivati a Ceresole Reale. Siamo già a 1600 metri. Guarda qua che bella montagna innevata. La Madonna, non pensavo fosse così in alto. Mi sembrava di essere salito così tanto. No, neanche a me. A parte in quei tre tornanti, tipo, ripidissimi. Ho capito, ma tre tornanti, vabbè. Comunque siamo a 1600 metri. Temperatura è diventata piacevole. In galleria c'erano 21 gradi. Che bello. Che considerando i 33 gradi fissi che c'erano in autostrada in statale, manna proprio. Comunque il Nivolé è nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, per chi non lo sapesse. Ci eravamo già stati nel 2017, quindi nella prima stagione, diciamo, su YouTube. Flashback. Parcheggiamo la moto. Ti è piaciuto? Bello? Sei contenta? Ti ho dovuto un po' rompere le palle per venire, però ne è valsa la pena. E devo sempre insistere. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Patatina. Adesso mangiamo. End of flashback. E avevo solo io la GoPro e quindi non si vede niente, non si vede, non si sente luna. Mentre oggi? E invece oggi ci sono, eh? Infatti sì, eh. Pensate a cosa vi siete persi. C'è una giornata della Madonna proprio. Non c'è una nuvola. Pazzesco. Eh sì. Salve, 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 nessuno che saluta. Salve. Porca vacca, quanta gente c'è qua. Ah, che un po' di traffico, eh. C'è un botto di gente. Guarda come sono caratteristiche questi paesi di montagna. Tanto non sento più la mano destra, a posto. Ah, guarda che c'è il lago svuotato. Cioè, ce n'è pochissimo. Madonna, perché? Ma ce ne sono le persone là, eh. Ah sì, perché c'è un po' di lago là. Ma che, come mai? È la secchezza, eh. È la secchezza piovana. O quella o hanno aperto la diga. Pazzesco vedere il fondo del lago. Sì. È come quando pensi, chissà se svuotiamo il mare cosa si vede sotto. Eh sì, eh. Che figo. Pensavo ci fossero sotto tipo, non so, delle piante. Ma in realtà è un po' inquietante. Tutta sabbia invece. È vero, che delusione. Qualche reperto archeologico no? Magari c'è, devi andare a scavare. Sembra tipo palude. Ma che roba. Sì. Oh, le mucchine. Oh, hanno aperto proprio le gabbie, eh? Sì, sì, tutti in giro. Salve, salve. Salve, Salvino, amico vicino. Beh, ci sta, eh. Dopo un anno di reclusione, tutti in giro. Ah, senti questo odore di libertà. Mi sembra più tipo sterco di vacca, sinceramente. Da domani, zona bianca. Da domani si torna a fare serata nelle discoteche, che però non si può ballare. Che poi serata, raga, sabato sera andiamo in palestra. Certo, ovvio, dobbiamo diventare sempre più grossi. Però non chiuderà più alle 11, possiamo tipo andare a mezzanotte. Dobbiamo diventare sempre più grossi. Sì, ma poi non c'entra più la tuta, eh. Vabbè. Ne compreremo un'altra. Anzi, chiederemo ai danese di regalarcela, sarebbe anche ora, eh. Ah beh, allora. Ma la GoPro davanti è ferma o sta inquadrando il cielo? No, mi inquadra me. So che a volte se non te lo dico te ne accorgi dopo un'ora che è storta. Mamma mia, che fastidio. Comunque ho un problema di circolazione alle mani. Cioè la destra è assurdo, non la sento, cioè non sento niente, sento solo le formiche. Mamma, sono le vibrazioni. Quelle del Nivolé, che quanto è alto luna? 2783. No, a parte che lo Stelvio il più alto è 2702, quindi non può essere 2783. Ah. Però non ci sei andata lontanissimo. Quanto è alto? 2615, una cosa del genere. È comunque uno dei più alti in Italia. Anche se non è un passo vero e proprio, perché la strada che in teoria dovrebbe scendere in Val d'Aosta c'è, ma è sterrata e tipo la puoi fare solo in mountain bike o a piedi. Cioè è più bello che fai il passo, svalichi e vai giù dall'altra parte, capito? Non si può avere tutto dalla vita. C'è stato un progetto che prevedeva di asfaltare anche il lato che scende in Val d'Aosta, ma gli ambientalisti l'hanno bloccato perché dicevano che poi ci sarebbe stato troppo traffico e la riserva ne avrebbe risentito. Vabbè. Raccontiamo anche un po' di storia. Questo negli anni 80-90 è successo. Ah, potrebbero fare ricorso.
Siamo nel 2023 ormai. Sì, beh, ora che uscirà il video anche 2025. Ma Zio Incatenato, ma quando hai intenzione di accendermi l'unicorno? Appena trovo una piazzola, perché c'era quel tornante sterrato con le macchine, ma sicuramente ti saresti lamentata che c'era il gradino. E quindi, siccome so che poi rompi le palle... Sì, un punto dove non rischio di morire. Adesso mi sembra un po' eccessivo. Qua. Bello sotto dove cadono tutti i sassi. Dai, fai veloce, che sei in mezzo. Guarda qua cosa è successo, neanche mi avvisi. Non hai visto che era rivolta verso il basso? No. Cazzo guardi, boh. È la strada, non guarda la tua ruota. Suona il clacson. E qua inizia la strada vera e propria che sale al colle. L'ultima volta l'asfalto c'è a cagare. Però avevo letto dei commenti che dicevano per il giro l'avevano riasfaltato. Vedremo se è la verità o se intendevano il pezzo prima là dentro al paese, che poi c'è. Vabbè. Vabbè, utile. Allora, le premesse non sono delle migliori, Stiamo calmi, attenti, vigili, che qua la strada è stretta. Non voglio morire. Quindi si va piano. Guarda, che vado forte non c'è pericolo. Che poi mi... Ma con la 09 vai forte? Ma no. Quando si può, sì, se no, no. Sì, che poi c'è, quantifichiamo forte. Vuol dire che se c'è un rettilineo in statale magari accelero un po'. Ma non è che se non vedo ci sono le curve. Passeggio. Passeggio perché voglio riportare a casa sia la moto intera che me stesso. Se no io poi come faccio? Siccome sono la primaria fonte di reddito. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Sennò viene a mancare il sostentamento familiare. Ah beh, allora. Bisogna valutare tutto, Madonna. Ma che c***o fa? Se ne so. Voleva superarlo? Io la gente la odio. Questo per amore lo supero perché viene la gita, ma così un po' troppo. Sta in mezzo. Cioè, boh. Ma dove va? Ma figa, ma perché? Il bambino dietro mi ha fatto segno di passare. Stiamo calmi. Guarda che c'è un tornante. Ora qua la strada inizia a salire e il paesaggio inizia a diventare una figata. Madonna, che paura. Ma la vera figata è su in cima quando si vede sotto. Com'è su in cima, Luna? Bellissimo, pazzesco, favoloso. Forse è il paesaggio più bello che abbiamo in Italia. Guarda qua che piscia giù la montagna. Oppure è il piscio delle mucche. E ne fanno un botto comunque loro i pipì, Salve, salve. Cioè, guarda che roba. No, non guardo giù. Sì, beh, magari mentre vai è meglio non guardare più di tanto, è meglio guardare davanti. Tanto hai la 360 in testa, quindi il paesaggio viene ripreso lo stesso. Ecco, che lo guardi lei, io non guardo. Un parapetto. Il parapetto. Vedi, l'hanno buttato giù il parapetto. Non so, un muretto, qualcosa. Comunque, avvallamenti e sconnessioni, come se piovesse. Occhio che qua sporca la strada. Oh, guarda che bella cascatina. Sono impegnato a schivare le buche. Oh, va su di brutto comunque. Sì. No, comunque l'asfalto è esattamente come l'avevamo lasciato 3 anni fa. Schifo faceva e schifo fa ancora. Ciao, io sono Eros Buzzini e mi lamento sempre. Mai quanto al Gavia, mai quanto al Gavia. Oh, guarda qua che bello. Guarda che bello, tutta la neve. Guarda che c'è tipo ancora tipo ghiacciaio là. Sì. Va bene come andatura, devo rallentare. No, va bene.
Salve. Ma quanta neve c'è ancora? Certo, è nera, però c'è ancora. Oh, senti che bella aria fresca. 21 gradi segna la mia moto. Guarda, sembra di essere in ufficio col mio pinguino. Pian pianino. Chevrolet Captiva molto male. La neve? Beh, quest'anno ne abbiamo vista un po', ma che siamo su d'inverno. Sì. Nevicato di brutto. Flashback. È una cosa che non ho mai fatto, ma che ho sempre visto fare nei film. Tipo lanciarsi nella neve. Ah. Mi entra tutto nei guanti. Bello però. Dovresti provare. Pensa se c'era sotto un sasso. Pensa se c'era la merda delle mucche. Bello. Bello. Comunque non c'era un sasso. A posto. Sì. Sei più bianco. Cos'è il cane? Modello cane? Tipo. End of flashback. Beh, comunque siamo alla diga del lago Serrù, che è stata costruita principalmente per farci la corrente. Infatti, vedi, città di Torino. Ma va? Sì, è una diga idroelettrica questa, l'hanno costruita per poi mettere una turbina più a valle, dove l'acqua viene convogliata ad alta velocità e viene generata la corrente tramite questo movimento della turbina, dove l'acqua entra con una pressione elevatissima perché le condutture si stringono man mano che l'acqua scende, quindi oltre alla forza di gravità c'è anche il restringimento che gli dà sempre più pressione. E avevo sentito in un video che l'acqua arriva alla turbina circa a 100 atmosfere di pressione, che è una cosa assurda, e quelle turbine non so quante rotazioni fanno al minuto, tipo 60.000 80.000 rotazioni. Ah, guarda che è ancora ghiacciato. Sì, wow. Ops, non guarda la marcia. Ho sentito. Oh, qua inizia il paradiso praticamente. Te lo ricordi? Sì. Sì, occhio perché tutta quell'acqua qua è un attimo andare in terra, Ho fatto la doccia. No, mi sto tirando tutta l'acqua addosso. Tu? Da sola? Sì. Cioè, tipo, sento... Cioè, mi si è bagnato tutto il casco. Ma qua quanta neve c'è? Guarda qua che roba. Strada sulla diga. Wow. E guarda che cascata. Salve. Ci sono in giro i ranger, eh? Eh sì. Guarda qua che roba. Sì. Bellissimo. Salve, salve, salve. Tornante. Che figata. Non so neanche cosa dire perché è talmente figo tutto. Sì. Il paesaggio è bellissimo. Ma poi pensa quando hanno costruito sta strada qua. Cioè, che roba. È bella impegnativa. Qua se arrivi lungo. Madonna, sì. Luna. Wow. Guarda anche i laghettini ghiacciati. Sì. Piove. Siamo arrivati. Ah, bene. Ma mica c'era un pezzo ancora in su. Sì, ma non c'era niente. Come no? Dove abbiamo mangiato? Sì, non c'era niente, nel senso che non c***o da vedere. Dai, andiamo fino in fondo e poi torniamo indietro. Comunque quello è il punto super panoramico. Adesso andiamo a fare inversione e torniamo lì. Ma perché non andiamo avanti dove ci siamo fermati l'altra volta? Comunque ecco, 2612. Quello era il punto più alto. Adesso scolliniamo leggermente. Guarda qua che roba. Ancora tutto ghiacciato. Sì. Comunque cazzo, più che sì non rispondi. Bellissimo. Stupendo. Cioè, come non averti dietro praticamente. Sì, ma ci sono i ruscelli sulla strada.
Per forza c'è qua la neve che si scioglie piano piano. E comunque dove ci siamo fermati l'altra volta a mangiare ci sarà tutta la neve, quindi dubito che si possa star lì. Vabbè, andiamo fino in fondo e poi vediamo dove fermarci. Oh, ho rovinato una foto. Ma magari l'abbiamo migliorata. Ecco, tu vorresti fermarti lì? No. Eh sì, lì avevamo parcheggiato ed eravamo andati a mangiare giù là, dove, come puoi vedere, non puoi andare. No, va bene, andiamo là fino a dove c'è l'asfalto e vediamo com'è. No, non c'è più l'asfalto, l'asfalto finisce qua, avanti è sterrato. Guarda che merda, te le tue idee del c***o. Io che ti ascolto anche. Guarda, dovevamo tornare indietro. Torniamo indietro, fai inversione qua. Ormai mi sono impaltato tutta la moto. Fai inversione là dove c'è l'asfalto asciutto. Certo. Comunque solo a ruota sporca e basta. Sì, perché sto andando a 7 all'ora. Dimmi quando si è pulita la ruota. Vai un po' più avanti. No, vengo lì un cazzo, chi sei? Mi dai ordini? Vieni qua. Ma penso a te. Sì, è un po' più pulita adesso. Adesso arrivo nel fango. Ok, è pulita. Oh. Cerchiamo un posto asciutto dove mangiare. Ciao! Mi ha salutato uno, ma... Ciao! Ciao fans! Ciao mami fans! Beh, comunque siamo arrivati fino in fondo alla strada. C'era più fango che in una pista di motocross. Ma io cosa ne so? Sì, ma supera. Mi si spegne la moto. Ma il fans sta venendo dietro di noi? Sì. Ora fermo. No, sta venendo dietro di noi. Occhio che qua c'è il fiume in piena. Ma qua? No, ma va. Volevo guardare giù. Ma si vede un cazzo qua. Sempre pieno di contenuti. Wow. Ciao. 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 Venite su? Abbiamo già prenotato. Grande. Bella che è. Hai visto? Sì. A parte tutto il fango che... Ci vediamo ma al 27? Sì. Ma venite solo a dormire? No, siamo lì dal sabato al lunedì, noi abbiamo prenotato due notti. Ah, ok. Sì. Allora ci vediamo sabato e noi siamo già lì da sabato. One week later. Il suono delle moto in montagna. Moments later. Presentati. Guarda, questo qua è il tavolo più bello, il tavolo del disagio. Michele 3. Neanche a fare apposta. Disagio. Meanwhile. Faccio come te. Ciao fan. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Bravo! Sto preparando un video. Sì. Bellissimo. Fai un piacere. Sei di Milano? Sì. Casa di Erba, no? Ah, sono nata a Erba, sì, però viviamo insieme vicino a Milano. Ah, sei nata a Erba, ma hai vissuto poi a Erba, no? No. No, sono solo nata, cioè mia mamma mi ha sfornato lì e basta. Spero di cambiare, no? Sì, spero per la prossima stagione. 2009, che mi piacerebbe. Vediamo. Andiamo a fare due foto. Va bene, dai. Ti vedo nel video poi. Sì. Ti vedi nel video anche. Ti vedo? Sì. Ah, ti mando? Sì. Ciao a tutti, ragazzi. Va bene, dai, grazie, ragazzi. A voi. Ciao. Buon giro. Buon giro. Ciao. Grazie. Ciao.
E qua la nostra fama ci ha preceduto. Quando la fama ti precede. Anche un po' la fama adesso, Sì. Ma forse mi aveva anche scritto quella ragazza lì che mi aveva detto che lui c'aveva la 09 e lei la 07. Orco cane, guarda, orco qua, Fortissima. Ora vediamo se c'è ancora posto dove l'avevo visto prima, che è una posizione spettacolare. Forse è un po' in discesa la piazzola, Guarda che c'è ancora. Qua? Qua, qua. Top. Madonna. Madonna, 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 madonna. Vuoi mettere a mangiare qua? Wow. Sì, ma non andare al di là delle moto. Non andare al di là delle moto. Ma cosa vuoi che succeda? Ma stai qua! Oh, ti devi calmare. Infatti, dopo cadi giù. Ma dove? Ma guarda, sono 6 metri. Sì. Cioè, guarda che spettacolo. Cioè, neanche mia madre mi rompe così il c***o. Non mi interessa, non mi interessa. Non andare così vicino. Puoi scendere che mangiamo qua? Sì, va bene, ma tu piuttosto andiamo là che c'è un po' di... Ma cosa c'è il parapetto? Ci sediamo io a mangiare? Sì. Meglio di così cosa potevamo volere? Che schifo. Sì, la tua è peggio, La mia è un po' riparato, Fa cagare, stasera andiamo all'autolavaggio prima di passare da casa che sciacquiamo. Solo con l'acqua, ma almeno il fango va tolto. Bello lo zaino. Adesso è tipo leopardato. È un po' camouflage anche. Vabbè, si lava. Se vai tipo... sei a combattere nella foresta, nel bosco. Quello lì è mimetico adesso. Bello zaino mimetico, Sì, mi camuffa dal resto del mondo. Beh, comunque Luna, cosa vogliamo dire? Bellissimo, bellissimo. Bene fans, con questa vista pazzesca, le moto parcheggiate e la panchina per mangiare, vi salutiamo che appunto adesso prepariamo i panini e mangiamo. Ciao fans. Moments later. Bene fans, ci chiedete sempre di portare qualche contenuto in più, tipo quando ci fermiamo a mangiare, cose del genere. Oggi non solo vi abbiamo fatto vedere Luna che fa i panini, ma vi abbiamo fatto vedere anche dove ci siamo fermati a mangiare, che vista della Madonna c'è da qua. E cioè, pranzo con vista. Vuoi mettere mangiare così, che roba? Ok. 15 minutes later. Beh, comunque abbiamo mangiato i panini, molto buoni, vista top. È un po' come, sai quelle osterie che dici, bella vista, cibo rivedibile. Posso racconto come ha fatto i panini Luna. Ha aperto la busta di tacchino, dopodiché ha preso le fette di arrosto senza neanche dividerle. Tutte, cioè, tipo erano 7 fette nella busta, quindi ne ha prese 3 e 3, e poi ne avanzava una, quindi quella l'ha presa dopo. E praticamente le ha piegate in 4 come se fosse un origami e le ha schiaffate dentro nel panino senza far nient'altro. Quindi tipo c'era da una parte il panino era alto così e dall'altra non c'era niente. Buono. Beh, buono questo panino. Era più buono, dai, c'era anche la sottiletta. Quello prosciutto era più buono, è vero. Te la do buona questa. Era più buono, più prosciutto con la sottiletta. Beh, comunque abbiamo finito di mangiare. E siamo... Ti ho portato anche la frutta. Ah, è vero, mi ha portato anche una pesca a testa. E a parte questo, adesso ci rilassiamo un attimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Necessito di una toilette. Questo è un problema molto femminile, in effetti. More moments later. Bene fans, dopo tutti i video che avete visto, la pausa cibo, eccetera, si è addirittura fermata la guardia forestale, corpo dei ranger, che ci conoscevano. In un primo momento ho pensato tipo si fermassero per vedere se avevamo fatto qualcosa da non fare, tipo far volare il drone, che ricordiamo che qua è l'unico posto, cioè uno dei posti in Italia dove non si può far volare, che è parco nazionale, e in più qui hanno la denuncia facile, quindi non fatelo volare. E quindi niente, invece ci conoscevano, si sono fermati a salutarci, a vedere come ci eravamo trovati, se ci era piaciuto. Bellissima sta cosa. Pensa a te. Ciao ranger. Parlando, fanno un brutto lavoro oltretutto, in un posto bruttissimo. Infatti erano contenti del lavoro che fanno e ci credo. Beh, detto questo, risaliamo in moto e andiamo giù verso la pianura a riprendere tipo 40 gradi. La fa. Ah, e qua ho spiaccicato una mosca e mi ha lasciato il giallo. Bello. È la terza volta che la spengo, l'ho riaccesa stavolta 2 tacche. Wow. La prossima volta che la spengo la riaccendo sono in riserva. No, aspetta. Cosa hai fatto? Ce ne arriva la persona. Ciao! Ciao!
Questa notorietà ormai è incredibile. Bene, siamo risaliti in moto. Adesso andremo dietro ai fans che ci hanno riconosciuto. Altri fans. Ragazzi, qua ormai la situazione sta sfuggendo di mano. Sì, ma vogliamo più view. Giusto, bello avere tanti fans, ma più view su YouTube. Perché su TikTok, in questo momento che stiamo registrando il video, siamo arrivati a 71.000 follower. Però su YouTube, fans, vi dovete impegnare un po' di più. Perché è dove poi si monetizza per davvero. Quindi fateci rendere bene questo lavoro. Senti come scoppia. Comunque abbiamo trovato una giornata della Madonna, veramente. Sì. Mentre nel 2017 quando eravamo venuti, poi a un certo punto siamo dovuti scappare perché stava arrivando il temporale, ti ricordi? Sì. Te l'ho detto, insieme al San Bernardino questo è uno dei due passi più belli che ci sono in Europa, secondo me. Ce ne sono di molto più belli da guidare sicuramente, ma come paesaggio questo è San Bernardino, primo e secondo, secondo e primo pari merito. Sì, anche secondo me. Sempre bello quando Luna Colombo argomenta le affermazioni. Sì, anche secondo me, silenzio. Sì, anche secondo me, perché dove ci sono i laghi è sempre più bello il paesaggio. Vero? Poi c'è la neve, ci sono tutte le montagne intorno. Bisognerebbe provare a salire San Bernardino appena apre per vedere se c'è ancora la neve. Solo che San Bernardino è più basso, quindi... Sì. Magari la neve si squaglia prima lì. In tutto questo sono le 4:10 di pomeriggio, quindi è l'ora giusta per avviarsi verso valle, perché poi c'è una strada sola che scende e ci sarà veramente tanto casino. Ho lo zaino storto, vero? Sì. Mi tira da una parte, infatti. Sì, verso sinistra. Tira la cinghia verso destra. No, l'ho smollata a destra, perché era tirata a destra. Ah. Adesso è dritto. No. Pende tutto verso sinistra. Lo so, però adesso non mi dà fastidio almeno. Allora smollo anche a destra. Sì, così è troppo, Ma se fai una curva che ti pieghi. Infatti mi sta saltando via. Cioè, mi pende da questo lato? No, ti pende dall'altro. Mi pende da questo? Sì. Quindi devo stringere di qua. Sì. Adesso? Sì, un po' meno forse, però ti pende, cioè ti esce proprio dalla sella. È tutto, cioè è praticamente tutto fuori dalla sella. Sai perché? Di lì c'è lo stabilizzatore che pesa di più e quindi lo zaino tende da quella parte. Sì, ho capito, ma così è veramente troppo, Lo so, ma non è che sto facendo apposta, mi fermerò a sistemarlo meglio, mentre vado non riesco meglio di così. Luna? No, è tutta tirata, adesso ce l'hai tutta tirata a sinistra. Oh, così sono tirati uguali. Va bene. Così sono uguali. 1 week later. Com'è guidare senza zaino avendo sbolognato tutto nelle borse? Bellissimo. Vero? Sì. Meanwhile. Occhio che c'è una macchina. Un'altra macchina. Vai. Comunque a dare le istruzioni fai cagare. Ma se la mia sinistra è la sinistra, ma se siamo rivolti verso lo stesso verso? Fa niente, devi spiegarti meglio. Ma scusa, Boh. Prima c'erano due signori che si chiedevano perché questo lago completamente sciolto, mentre il successivo, che è anche leggermente più in basso di quota, è completamente ghiacciato. E la risposta secondo me è che qui entrano diverse cascate e quindi smuovono la superficie dell'acqua, facendola quindi sciogliere prima, mentre dall'altra parte non ci sono cascate che entrano, ma la neve si scioglie progressivamente dentro all'invaso e quindi questo, non facendo muovere la superficie dell'acqua, rallenta il disgelo. Bene, chiudiamo qua, puntata di Discovery Channel. E Rosbuzzini per Discovery Channel Italia. Salve. Mi chiami, è arrivato un pterodattilo addosso. Sembra un proiettile. Adesso passiamo sopra alla diga. Figata, appena riasfaltato tra l'altro.
qua praticamente come andare in, cioè tipo come quando vai controcorrente nel fiume. Ha lavato le moto, non devo neanche passare l'autolavaggio. In realtà Luna, ho visto il mio scarico, il tuo scarico, fanno cagare. Guarda qua che bello. Oh, che bello, tutta la pioggerellina. Andata in botta? Sì. Bene, bene, bene. Come dice sempre il mio parrucchiere calabrese. Ma bene o pene? No, no, dice bene, per fortuna. Ah, ok. Se dicesse pene, pene, pene mentre mi mette le mani in testa, non è che sarei molto tranquillo. Voglio anche raccontare un aneddoto. A 6 anni vado a tagliare i capelli da Vincenzo. È una vita che vado da Vincenzo. Infatti ha visto il declino della mia capigliatura. L'ha vissuta tutte le fasi da folta chioma a 4 peli di culo. Però Vincenzo dice che secondo lui non diventerò completamente calvo. Secondo me ci spera, perché almeno continuo a pagarlo quando vado a tagliarli. Non so se la sua è una speranza o una certezza, comunque. Vabbè. Comunque vado da Vincenzo e mi dice come li tagliamo. Nel mentre c'era lì mio nonno che mi ha accompagnato, perché avevo 6 anni, non è che vai dal parrucchiere da solo. E io gli rispondo alla Ronaldo. Ma il Ronaldo che c'era quando avevo io 6 anni era Ronaldo il fenomeno, quello che giocava nell'Inter, il vero Ronaldo. E praticamente era rasato a zero e davanti aveva la mezzaluna. Rasato a zero e davanti la mezzaluna, cos'è? E tipo aveva una specie di mezzaluna davanti. Boh, era una capigliatura strana. E un'altra volta invece alla Ronaldo, in quel periodo lì era rasato proprio a zero. E quando sono tornato a casa, da bambino avevo i capelli biondissimi, quasi bianchi praticamente. Mia madre mi ha visto pelato sostanzialmente e si è presa malissimo, perché diceva che sembravo malato. E quindi mi ha fatto andare in giro col cappellino per 2 settimane, dicendo che altrimenti mi sarei anche scottato troppo la testa. Avrei insultato tuo nonno. Da allora penso che la fiducia nei confronti di mio nonno sia proprio scemata totalmente. E questo era l'aneddoto che volevo raccontarvi. Ma è una storia vera, non è una cazzata. Comunque, tra un aneddoto e l'altro, siamo arrivati giù dalla parte più panoramica del Colle di Nivolé. Inizierà il traffico, sicuro. Cioè, in realtà la mia moto non la sento. Sento il MIV di Luna qua dietro che scoppiatta il rilascio. E lei non dice niente, ma in realtà so che ogni scoppiatto che fa il rilascio è lì che ride nel casco. Senti come canta. Many months later. Ho fatto spostare tutti, col mio scarico MIV. Si sente una bella presenza, Perché l'ho lasciato catalizzato, perché sennò mi frastagliava le orecchie proprio in una maniera allucinante, perché sennò avrebbe fatto ancora più casino. Sto delirando. Meanwhile, che mi ha rotto il c***o 3 anni di regalarle lo scarico. Penso che adesso le ho regalato addirittura la moto intera. Grazie, grazie amore. Cioè, non è proprio un regalo, è un comodato d'uso gratuito. Vabbè, sarà un comodato d'uso gratuito, ma è sempre mia. Così funziona la vita. È la famosa legge della vita. Flashback. Apri il tappo. La mia è vuota, completa. A parte che costando 2 euro al litro. Sì, appunto. Dovrebbe starci. Natale anticipato. Come tutte le volte. Sì, siamo già a 15,60 euro. E la madonna. Sì, ho detto sì, magari non ci stanno. Non è neanche piena. Cioè, nota bene, ho prelevato 20 euro dal mio conto per far benzina alla tua moto. Ma è la legge della vita, Quale sarebbe? Che End of flashback. A un certo punto mi piacerebbe mettere anche la terza. E anch'io. Beh, io sai cosa ti dico? Cazzo, ma non è un gay, mica merda, mica noccioline, Non scende, non sale nessuno. Se vi interessa, vende GPL. Questa che mi ha tirato la neve sopra. Vendo GPL? Vende GPL. 1216 valvole, 80 cavalli. Ottima meccanica.
5 anni bollo gratis, 1500 euro. Wow, beh, buona strategia. Stai attento. Non si arriva nessuno, vedevo a chilometri. Oh, c'è un cane dietro. Oh, ciao. Ma non capisco se puzzo io. No, sono i freni delle macchine. Oh, un'altra 09 sfluo. Comunque la 09 sfluo, colore e modello più bello della 09 mai fatto. Insieme alla Night Fluo, anche quella è bella. Sì. Sarebbe molto figo che tu prendessi la Night Fluo, eh. Boh, mi piace di più quella lì. Cosa fai? C'era uno che quasi fa un frontale con la macchina. Ti aspetto, Arriva una macchina. Altra. Scooter. Moto. Cioè, nel senso, c'era la Panda, poi c'ero io, e nella corsia opposta c'era una moto, e questa moto qua ha superato la moto e praticamente c'era subito, cioè ha rischiato di prendere la Panda con dietro io. Dai, vai davanti un po' tu, tanto solo una strada, adesso non è più pericolosa. Cambio di posizione al vertice, attenzione! Attenzione, non c'è neanche traffico, guarda queste due donzelle che prendono il sole. In piedi? Così posso fare la telecronaca! Attenzione qua, se vai giù vai in paradiso. O all'inferno, dipende come ti sei comportato nella vita. E non lo prende, non la prende, non la prende proprio. Attenzione! Curva stretta, all'ombra! Nei pini! Conifere e licheni. Mi ha appena dato un baffo in bocca. Che schifo. Pungeva. Comunque bello lo zeno leopardato, eh. Ti piace? Bellissimo, stasera diretto alla lavatrice. Comunque fa un rumore veramente cattivo, il 390 con quello scarico lì. Cattivissimo. Con prepotenza e aggressività. Comunque con sopra, cioè tu sopra ci stai bene, ero io che ero sproporzionato. Eh sì, perché non ho il giardino. Guarda qua che slalom cattivissimo. Il tutto a 52 km orari. Eh sì, sennò qua vai giù. Senti l'odore di pino. Sì, in realtà sento anche un po' l'odore del MIV. Ma questo parcheggio a 300 metri secondo te dov'è? Non so. Comunque questo odore con buona pace del catalizzatore che a casa. Ricordiamo questo tornante dove anni fa mi si è staccato l'iPhone in curva ed è decollato. Flashback. Porca troia. Quello era il mio iPhone che ha deciso di abbandonarmi. Molto bene. Adesso ci rimettiamo in moto. Per fortuna al telefono non è successo nulla. Mi sono cagato sotto quando ho visto decollare l'iPhone. Adesso saranno tutti cagati sotto perché non ci sono più. Saranno io sia caduto. End of flashback. Ah, è questo qua? Sì, è questo qua. Adesso abbiamo Quadlock. Ringraziamo Quadlock per averci fornito supporti. Per provarli e fargli pubblicità. Top, guardate qua. Bellissimi, tra l'altro di una comodità l'iPhone lì, incredibile come navigatore. Quindi approfitto anche, grazie Quadlock. Sì, è. Quindi se ci sono altre aziende che vorrebbero collaborare con noi, voi fatevi avanti. Come ha fatto PMJ che ci ha regalato i jeans da collaudare, bellissimi. Come ha fatto Quadlock. Noi siamo qua, ascoltiamo tutti e poi in base a quello che ci proponete valutiamo. Giusto Luna? Giustissimo. Come ha fatto Ocean Apart che ci ha regalato l'outfit da palestra, cose bellissime. Ben 4 outfit da palestra ci ha regalato Ocean Apart. Sapete che le due passioni più importanti che abbiamo sono lo sport, diciamo, e la moto. Quindi se ci sono anche aziende che fanno prodotti sportivi o che ne so, da palestra, che vorrebbero collaborare, noi siamo qui. Basta che ci mandate una mail alla mail aziendale o ci scrivete su Instagram, non lo so. Fatevi sentire, battete un colpo e noi valutiamo. Beh, certo. Giusto Luna?
Giustissimo. Beh, siamo arrivati in valle. Praticamente siamo all'inizio della statale. Ci sono già 24 gradi qui e continueranno a salire. Sì. Ma stasera andiamo in palestra? Vediamo. Ma sei scema? Ma chi? Stavo scherzando. Strano, oggi non è ancora detto. Oh, le mucchine! Sì, prima l'ho detto, le mucchine. Ah, ok. Ricordo anche. Oh, la mucchina bianca e nera juventina! Quando faranno una mucchina rossa e nera, allora potrò dirlo. Guardate qua, giocano anche a beach soccer praticamente. Il lago disidratato. Sì, fa quasi impressione, perché poi al posto del lago c'è un fiume là in mezzo, che poi magari uno si chiede chissà quanto è profondo il lago, e in realtà è poco profondo questo. Cioè, se pensi al lago di Como, è profondo 400-500 metri, una roba del genere. Che paura. Ma questo qua quanto era profondo? Una scarpa. 10-15 metri al massimo. Una scarpa. Occhio. Lascia stare il mio zaino maculato. No, no, ti sono venuto contro. Non ho sentito. Il tuo zaino maculato è bellissimo comunque. Mai quanto quando siamo andati a fare Croce Domini e Maniva, eh. Era peggio? Vado. E non ti ricordi come erano conciati? Abbiamo fatto un pezzo di sterrato. Quel pezzo dove c'erano i lavori che volava fango ovunque. Era peggio sì, eh. Flashback. Si sta Moana è esaurendo l'impermeabilità della pelle. Che cazzo è? Porca! Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. C'è un fiume. Bello. La mia visiera è talmente appannata che non vedo più. Sembra di essere in pianura padana nel mese di dicembre. Porca vacca. No, ma dai, andiamo a fare il posto Croce Domini. Che sì, bella idea del cazzo. End of flashback. Guarda la banda dei Sons of Anarchy. Tutti con le Harley. Oh, guarda una mucca qua. Ma che campanaccio gigante. Ma sai dove ci siamo fermati prima che ho fatto la pipì? Sì. C'era la chiesetta. C'era il campanile che aveva la corda per suonare la campana. Ma va? Dopo suono la campana. Mentre fai la pipì, così guardano tutti. Sì. Down, down, down. Che immagine bellissima. Tu che fai la pipì o che tiro la campana? Io che faccio la pipì. Luna Colombo supera un ciclista. Sì, ma non sto superando gli altri soltanto perché mi devo fermare. Sì, ma è molto più giù, Luna. Ah. Sì, ma stai calma con quello scarico lì, eh. Mica è colpa mia, sei così prepotente. Ma perché hai lasciato lo zaino aperto? Ma non è vero. Credevi. No, in realtà non ci hai creduto subito. Perché vanno in mezzo alla strada? Senti, eh. Un po' va bene, ma un po' mi sono rotto il c***o. Con Luna ci vediamo a casa, praticamente. No, una l'ho superata. Ne mancano quattro. Quello che era dietro di te, non so come mai, adesso è dietro di me. Sì, lo so, perché ha sorpassato subito quando hai sorpassato tu. Io adesso ne ho sorpassata un'altra, ma ne mancano due. In realtà te ne mancano tre, perché io ne ho superato un altro in mentre. Bene, Luna, cosa dire? Siamo distanti tre macchine. Ormai l'interfono si sente a tratti. Come preventivato c'è un po' di traffico a scendere. Stiamo uscendo da Ceresole Reale. Sono dietro di te. Ottimo. Meglio tardi che mai. Ma guarda che c'era una Ford Fiesta bianca. Oh, stava tutto in mezzo. Cioè, quella davanti, che era quella che andava più piano, stava a destra. Via, questa continuava a stare in mezzo, non riuscivo. Luna, in questo pezzo finale di strada, prima di spegnere tutto, raccontaci un aneddoto della tua vita. Un aneddoto della mia vita? Tipo una storia che mi piace è la fontana con i rospi in Venezuela. Ma che schifo. Allora, praticamente io ho vissuto 2 anni in Venezuela, quando ero piccola, tipo all'età di 5-6 anni,
E perché i miei genitori avevano preso in gestione un villaggio turistico, un residence. Sì, è un villaggio turistico, l'abbiamo anche visto su Google Maps. Sì, un villaggio turistico. E alla Isla Margherita. E niente, però quando siamo arrivati ovviamente era chiuso, cioè, quindi c'erano tantissimi lavori da fare. E all'entrata c'era questa fontana fatta tipo a piramide di sassi e dentro però c'erano i rospi. Ah, questa? Mica l'avevo vista prima. Madonna. Mi ricordo queste stanze con questi secchi di vernice bianca e le impronte bianche dei rospi nelle camere. Bello, bello, molto bello. Poi mi ricordo le cucaracce. Cioè, quindi cioè, puoi capire che io ho dei disturbi per queste cose, questi traumi infantili. E niente, vabbè, dopo ho fatto tutta la disinfestazione e poi, vabbè, dopo non ci sono più stati, ecco. Cioè, praticamente un altro aneddoto del Venezuela era che eravamo io, mie sorelle e mia cugina, eravamo sopra questo muretto di cemento. Al di là della muraglia c'era un albero che veniva anche, cioè nel senso vicino al muro. E eravamo lì che stavamo parlando e a un certo punto ci giriamo e c'era uno di quei serpenti velenosi arancioni a strisce nere. Bello però. Che stava venendo verso di noi. E mi ricordo che poi io ero la più piccola, perché io, ricordiamolo, sono del 95, poi c'era mia cugina Martina del 94, mia sorella Gaia del 93 e mia sorella Giorgia del 92. Quindi tutte in scala. Sfornate proprio pam pam pam. Esatto. Quindi niente, mi ricordo che Giorgia, mia sorella più grande, mi ha preso in spalla e tipo siamo corse via da quell'essere lì, che schifo. Potrei raccontare un sacco di aneddoti di Venezuela. Teniamoli per un altro giro. Senti come si sente già la fa. Sì, 28 qua. Comunque questa è proprio la mia moto. L'unica pecca che mi serviva le gambe 5 cm più lunghe. Quello sì. Così riuscivo a fare manovra meglio senza rischiare di cadere ogni volta da fermo. Mi tiravo anche nel letto, cioè, agganciavo i piedi da in fondo al letto e mi tiravo quando avevo 12-13 anni per allungarmi. E non sei tanto normale. Non è servito un c***o, ma io ci ho provato almeno. Ma in teoria col fatto che hai fatto, cioè, tanti anni nuoto non doveva aiutarti. Ma pensa se non l'avessi fatto. E comunque mia mamma è 1,56, poteva andarmi peggio. Vabbè, quello sì. Meno male che tuo papà è più alto. Pensa se venivo a metà strada. Magari tutti quegli anni di nuoto lì in realtà mi hanno salvato il culo. Come fai a saperlo? Sì. Qua era. Bene fans, ci siamo fermati qua per fare la pipì e intanto spegniamo tutta l'attrezzatura, tanto da qua in avanti, cioè in realtà già qualche chilometro che è diventata tutta statale, è inutile riprendere. E direi che ci vediamo vicino a casa fuori dall'autostrada, che li salutiamo, chiudiamo il video e chi si è visto si è visto. Il trasporto. Many hours later. Bene fans, siamo arrivati praticamente nella via di casa, ci siamo fatti tutta l'autostrada, tipo tra autostrada e statale sono 150 km. Ha la bellezza di 34 gradi centigradi. Sto morendo. Ma veramente, sembra quando Luna si asciuga i capelli in bagno col phon, io passo dietro e me lo sparo in faccia apposta. Ecco, uguale, solo che per tutto il viaggio così. C'è un caldo veramente assurdo. Ho le mani talmente tanto informicolate che non le sento più. Ah, guarda che lo segna anche qua, 36. Se la lascio qua ci passi, sì. Sì, l'ho provata. Sì, vado su. Vabbè, quindi tu vai su a fare la pipì, poi torni giù e mi aiuti a sistemare tutto. Ok. Saluta i fans e di che ci vediamo col prossimo video. Ciao fans. Hai paura? Cioè, hai vergogna a urlare, eh? Ci vediamo con il prossimo video. Va bene, dai, vado a fare la pipì. Ciao fans, farò una storia molto brevemente in macchina al sole prima di morire asfissiato. Ieri ci avete riconosciuto veramente in tantissimi al Nivolé e vi siete fermati a chiacchierare con noi o ci avete salutato solo mentre andavate. Tipo, mi ricordo un ciao Eros da un ragazzo che stava scendendo verso valle mentre eravamo fermi a mangiare. E vi ringraziamo di questa cosa e ci ha fatto piacere incontrare un sacco di fans.
e soprattutto tutto quello che stiamo costruendo io e Luna, tutto il progetto eccetera, ovviamente è possibile solo grazie a tutti voi, quindi vi ringraziamo. E poi la cosa più figa in assoluto è stata che anche i ranger del parco erano dei fans e si sono fermati con la Jeep a salutarci, sono scesi dalla macchina a guardare le moto, e questa roba qua mi ha fatto veramente un sacco piacere. Tra l'altro che lavoro fighissimo essere il ranger del parco del Nivolé.